Wrestling. Ciao a tutti scuole e pesciolini, sono Mami DD dell'Italian Sharks e vi do il benvenuto in questo strano episodio per due motivi. Perché il primo è che oggi è lunedì e di solito il lunedì sul nostro canale non esce una beneamata ceppa. Ricordatevi che la ceppa è la moglie del ceppo, quello che trovate nelle foreste, ok? Seconda cosa, che questo è un episodio su Hey Monster, ma non è un episodio su Hey Monster, quindi voglio fare un po' di chiarezza prima di cominciare. Innanzitutto, il 17 gennaio è uscito un aggiornamento di Monster Park, o Hey Monster, come caspita volete che voi vogliate di chiamarvelo. E molti di voi, ho letto anche sulla pagina ufficiale del creatore di Facebook, cioè no, la pagina di Facebook del creatore di Hey Monster, cioè non è che ho parlato con Mark, insomma. E in pratica, molti non sanno come fare l'update del loro dispositivo, o meglio, della loro applicazione. Perché? Perché hanno fatto una grandissima porcata e quindi è un bel casino riuscire a fare questo aggiornamento. Allora, le situazioni in cui tu ti potresti trovare sono due. La prima è che hai un dispositivo che non è compatibile, quindi vai sul tuo bel app Android Store e Google ti dice: il tuo dispositivo non è abbastanza carino, fottiti, non ti faccio scaricare un cazzo. Questa è la prima possibilità. La seconda possibilità è ti dice che sei un magherbino, praticamente, perché ti dice che sei fuori dal mondo e nel tuo mondo non ti possiamo fare scaricare un beneamato cazzo. In tutti e due i casi, con la mia soluzione, risolvete. Solo che vi devo avvisare di una cosa: se voi avete un dispositivo che Google vi dice che non è compatibile, potreste riuscire a fare l'update, ma potreste riuscire a non giocare bene. Perché quei gran porcari dei creatori di Hey Monster hanno appesantito ancora di più il gioco. E quindi, se non avete dei dispositivi molto potenti, so cazzi vostri, non riuscirete a giocare. Io per esempio sul mio tablet non riesco più a giocare, riesco a giocare solo sul PC. A proposito di giocare sul PC, se volete settimana prossima un tutorial su come giocare a Hey Monster da PC, che vi ricordo è gratuito ed è sempre in inglese, scrivetemelo nei commenti e lasciatemi un like, così io mi preparo con un bel tutorial e ve lo faccio, insomma, come questo. Quindi, detto questo, seguite i miei passaggi. Non perché cazzo succede, non perdetevi i miei passaggi. Io intanto disinstallo Hey Monster, perché vedete che, no, non lo vedete, c'è la mia faccia davanti, però già ce l'ho, quindi lo disinstallo e vi faccio vedere tutto come funziona regolarmente per farvi scaricare l'APK aggiornato di Hey Monster. Entriamo nel video. Scusate, prima di entrare nel video vi devo dare una notizia molto molto importante. Vi stavo dicendo che questo è un video speciale perché questa è una settimana speciale, ragazzi. Non abbiamo, raggiungeremo i 3000 iscritti in questa settimana, molto probabilmente. Ti prego iscriviti, se no io faccio un epic fail di quelli pazzeschi. E se raggiungendo i 3000 iscritti volevamo festeggiare con tutti voi questo traguardo, però non vogliamo fare un video, abbiamo deciso di dedicarvi una settimana speciale, che significa, di solito noi facciamo uscire i video il venerdì, il sabato e la domenica. Questa settimana uscirà un video dei Monster lunedì, che sarebbe questo, un video dei Monster mercoledì e poi usciranno i soliti video di venerdì, sabato e domenica. Questo lo facciamo esclusivamente per voi per festeggiare questo traguardo. Ora iniziamo il tutorial, va? La cosa da cui dobbiamo partire per poter completare questo tutorial, ragazzi, è scaricare l'applicazione APK pure. Quindi andate sul vostro yeshen.com, sì, sta cosa qua, insomma, non so cosa sia, va bene. Andate sul vostro Google e scrivete 7 semplici letterine APK pure, è molto molto semplice. Andate e fate la ricerca e vi troverà un sito che si chiama apkpure.com. Voi ci entrate, ragazzi, tanto tranquilli, è free virus, non c'ha virus, non vi preoccupate. Scorrete in basso, 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 e dovete trovare la scritta APK pure for Android. Dopodiché ci cliccate e fate download APK pure. Tanto, ragazzi, sono 5 mega e 4, cioè dai, non fate i barboni, tutti ce li hanno 5 mega e 4. Vi scaricate la vostra applicazione. A me dice di completarlo con APK pure o col browser, è uguale, a voi non capiterà perché voi APK pure non ce l'avete.
scegliete il browser, scegliete quel cazzo che vi pare, scaricate questa applicazione. Vabbè, io ve lo faccio vedere. Just once, se no poi mi dite che non faccio le cose. Vedete, me la sta scaricando. È un item is downloading. Mi sta scaricando a pick up a pool. Guardate quante ce n'ho di a pick up a pool. Un'altra me ne sta scaricando. Ma sì, c'ho i triploni di a pick up a pool. Ora, vi avviso che il mio emulatore di tablet per Android fa un po' le bizze. Quindi, ora che entro in APK pure, si stopperà la registrazione e si trasformerà in uno smartphone magicamente. Non so perché. Quindi, entriamo in APK pure. Entrateci anche voi. Sono entrato in APK pure. Allora, l'applicazione è molto molto semplice e facilissima da utilizzare. In pratica vi permette di scaricare qualsiasi applicazione che trovate sull'Android Store, anche se non fa parte del vostro mondo, anche se siete in un altro pianeta, anche se avete il tablet frocio o gli smartphone di merda, vi fa scaricare tutto in modo legale, perché io non volevo metodi illegali che poi bisognava staffa il crack, queste cose qua. In modo legale vi fa scaricare il vostro APK e senza la frociaggine del vostro Google che ve lo impedisce. Allora voi dovete cercare, vedete dove sono andato? In alto a destra sulla lente di ingrandimento, ragazzi, non è difficile. Cliccate lì e cercate Monster Park Sea Unreleased. Scrivete esattamente come ve l'ho scritto, non vi ho detto manco la pronuncia in inglese corto, perché sarebbe stato Monster Park Sea Unreleased. No, non ve l'ho detta così. Quindi scrivete Monster Park Sea Unreleased, è semplice. Cliccate la vostra lentina di ingrandimento e vi verrà fuori magicamente Monster Park. Dopodiché, qua dove al momento c'è il 25%, perché io sto scaricando l'applicazione, ci sarà un pulsante install. Cliccate install. Se invece siete un poco ciechi e un poco smirci e non riuscite a beccare il pulsante install, entrate qui dentro. Vi si aprirà la pagina dell'applicazione, che sarà come quella dell'Android Store. E in basso ci sarà un pulsante enorme che è impossibile da mancare. Ok, con la scritta install. Cliccate lì. Cioè, non è difficile. Ora devo aspettare che mi scarica, come vedete sono al 27%, che mi scarica la pick up per poterlo installare. Questo è già la pick up completo, ragazzi. Quindi, se voi avete la versione precedente e dovete fare l'update, installate questo APK, automaticamente il vostro gioco si aggiornerà e riuscirete a giocare. In ogni caso, aspettiamo che completi il discorso, che completi il download e lo faremo insieme. Vi dico un'altra cosa: se doveste avere un po' di problemini, anche di crash, eccetera, io vi consiglio di disinstallare proprio la vecchia versione di Monster Park e di installarla direttamente da zero con questa APK. In questo modo non si dovrebbero creare conflitti che vi potrebbero portare a dei crash. Ragazzi, ancora un attimo di pazienza in sta schermata di merda, ma ce la dobbiamo sobbire. Dopo che avete finito di scaricare Monster Park, in basso a destra c'avete il solito pulsante, quello per fare l'installazione. Cliccateci su e il vostro APK pure vi farà automaticamente l'installazione, perché è un'applicazione molto, molto avanzata. Ora, io se clicco Done, dovrebbe avviarmi l'applicazione, quindi mi passa in modalità tablet? No. Per fortuna, ragazzi, allora esco da questa modalità di merda ed entriamo in Monster Park. Ok, ora ognuno di voi dovrebbe avere l'applicazione installata, quindi sia che abbiate, insomma, fatto l'update o l'installazione, dovreste trovarvi tutto a questo punto. L'unica cosa che cambia se fate l'update è che automaticamente vi dirà di fare l'update anziché fare l'installazione, quindi non cambia di molto. APK pure è un gestore di applicazioni che vi permette anche di fare gli update anche di altre applicazioni, quindi lui stesso riconosce se fare l'update oppure no. Io avvio Amonster per verificare che insomma funzioni e per vedere la nuova schermata aggiornata del nostro magnifico giochino sul quale ci stiamo divertendo tanto tutti insieme. E vi ricordo di passare e di iscrivervi al gruppo pubblico di Telegram, perché ci stanno 48 pazzi che fanno i deficienti ogni giorno e che si scambiano stronzate di tutti i tipi. Quindi se vi va di venire a cazzeggiare, veniteci pure. Ora, il nostro Mewtwo dovrebbe darci il via per entrare in Monster Park. Ce lo dai il via, vero? Sì, ci fai entrare, non è che ci fai problemi. E c'è il nostro Aerodactyl che ci dà il benvenuto, come sempre. E come vedete, io mi ritrovo sempre qui con il mio Entei, quindi il gioco, come al solito, non è cambiato assolutamente nulla. Cioè, gli aggiornamenti ci sono stati.
Non so se in questo video vi parlo di qualcosa, degli aggiornamenti. Vediamo un po'. Fatemi fare una riunione di gabinetto. Allora, qualcosa ve la dico. Abbiamo ancora un po' di tempo. Io mi prendo intanto i regali di benvenuto. Vedete, mi chiedete come faccio ad avere cristalli. Io entro, questi mi regalano cristalli, ragazzi. Cosa ci posso fare? Se andate nella mail, ancora mi hai rotto i coglioni! Non mi fare uscire tutti questi messaggi mentre registro. Se andate nella mail, vedete, praticamente una volta al giorno vi danno una cinquantina di cristalli. Ma, cioè, ma perché non accettarli? Voi accettate tutto. E poi, se non sbaglio, sì, hanno resettato i daily login, per fortuna. E ogni giorno mi danno 80 cristalli. Poi dite, io shoppo, io non shoppo un cazzo, mi danno i cristalli. Stalli loro. Allora, ragazzi, hanno attivato una funzionalità per gli shiny. Se non ho capito male, non so ancora come cazzo funziona nessuna funzionalità, perché sul tablet non sto riuscendo a giocare, che non riesco proprio a giocarci più a questo gioco. Non per il tempo, ma perché proprio me l'hanno imputtanato. E quindi sono costretto a giocarci solo da PC e non ci sto sempre. In più hanno attivato questo Active GIF. In pratica, più tempo state online, più vi sbloccherà dei gift. Tipo, dopo 5 minuti vi danno 10.000 soldi, una cagata. Però se state tipo 15 minuti, rotti coglioni, 15 minuti vi danno incensi e Ultra Ball, oppure vi daranno un incenso migliore e un'altra roba, questa casa viola dopo 25 minuti. Questo non so dopo quanti minuti, e arrivano addirittura a darvi cristalli. Penso che dobbiate stare qualche decina di orette per riuscire a prendere quelli. Qualcuno di voi poi mi ha scritto come faccio a far uscire challenge se invece sotto io ho tutti i Pokémon. Allora, se voi andate su, cliccate su Return, semplicemente vi porta in pratica su una città, la città più vicina, più grande che avete attualmente sbloccato, c'è un Raichu, e cliccate poi sulla palla in basso a destra e vi fa vedere tutte le opzioni che io vi dico spesso nei video. Quindi non vi escono queste opzioni se voi non state in un luogo, diciamo, sicuro, in una città dove ci sta Poké Center e tutto. Vi svelo anche un'altra cosa. E vabbè, ha deciso Monster Park di rompermi i coglioni oggi. E va bene, ragazzi. Non ci posso fare niente. Finalmente sono riuscito ad accettare Flasp. Finalmente ce l'abbiamo tra gli amici, non ci credo. Allora, hanno aggiunto un'altra cosa che io ho messo nei Poké Center. Allora, ragazzi, non pretendo che voi capiate tutto quello che vi dico, vi sto solo dicendo un po' di aggiornamenti. Sicuramente hanno inserito altri 50 nuovi Pokémon di quarta generazione, ma non so ancora quali sono. Hanno inserito queste abilità che si sbloccano con queste Raw Capsule, che non vi voglio far vedere in questo video come funzionano, però sappiate che l'hanno aggiunto. Hanno aggiunto questo pulsante guida dove vi spiega un po' di roba, ma se non capite l'inglese è praticamente decisamente inutile. Poi, da qualche parte nell'exchange, Shiny Exchange, richiede livello 55 per sbloccarlo, quindi effettivamente usando, da quello che so, due Pokémon. Io veramente fra un po' lo ammazzo. Fra un po' lo ammazzo! Fra un po' lo ammazzo! Usando due Pokémon dello stesso tipo, vi dovrebbe dare un Pokémon di tipo Shiny. I Pokémon Shiny ovviamente sono più forti, ragazzi, quindi è buona come cosa. E in questo momento però non posso usarlo perché non sono di livello 55. Il livello 55 forse lo raggiungerò tra un paio d'anni, quando io inizierò a mettere su famiglia e figli. Ok, poi c'è il reset, ma questo c'è. Ah, questo reset è molto figo perché guardate che Pokémon ci sono. Guardate. Allora, se io volessi. Se io volessi. Allora, se io volessi un Blissey, gli devo dare un Flygon e un Explode. Praticamente. Ok. Ma se io non volessi invece il Blissey, che cazzo faccio? No, ho sbagliato di brutto. No, via di qua. Poké Center. No, mi sto rincoglionendo. Exchange. Reset. Se io volessi questo Pokémon, che non so che. Shiny Honkrow. Ok, please select Pokémon to wish. Ah, non me ne ho fatto un cazzo di esprimere un desiderio. Vediamo che cosa ti dovrei dare. Ti dovrei dare un Absol e un Bellossom. Che voglio dire, potrebbero anche essere per uno Shiny. Potrebbe essere un'idea. Oppure per questo Arceus, che non mi sembra un Pokémon molto molto di merda. È un leggendario?
Eh sì, questa è la schermata leggendari. Allora, per avere un leggendario mi chiede un Ornastar e un Gardevoir. Io non avendo questi Pokémon non glieli posso dare, però se ho capito bene, in pratica io posso dare due Pokémon e averne un altro, uno di questi qui in pratica, e quindi avere Pokémon sempre nuovi. Solo che non sono proprio Pokémon semplicissimi. Oppure se non dovessi avere questi Pokémon, spendo diamanti, tanto per qualsiasi cosa basta spendere diamanti e risolvi. Mi stai veramente rompendo i coglioni, in qualche modo ti disinstallo, non so che cazzo sei. E insomma si può fare un refresh dei diamanti con i diamanti e dovremmo avere altre possibilità per sbloccare questi Pokémon qua. Detto questo ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio per la visione, per aver visto questo video fino alla fine. Lasciate un like, commentate, ma soprattutto condividete il video per aiutare la serie e il canale a crescere. Oltre a questo, se sei arrivato fin qui, scrivimi nei commenti tutorial a picca. No, che hashtag di merda. Accetto proposte da voi ragazzi. Hashtag accetto proposte. Ok, hashtag accetto proposte se sei arrivato fin qui. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti.